Ciao carissimi, ho visto che ci sono alcuni commenti nei quali alcuni di voi riportano che in diversi canali qua su YouTube ci sono vari divulgatori che cercano di portare la loro versione di ciò che sta accadendo in generale in geopolitica e specialmente in Ucraina. E questa gente sta raccontando quelle che sono le loro versioni dei fatti, e su questo non ci sono problemi. Ognuno di noi nel mondo libero, democratico, dove c'è il pluralismo, può sicuramente condividere le proprie idee, le proprie opinioni, i propri pensieri, i propri timori, proprie teorie. Il problema è quando si comincia a usare questa libertà per reprimere la libertà degli altri. Quindi alcuni di voi oggi mi hanno scritto nei commenti che c'è un idraulico, panettiere o avvocato che qua su YouTube diciamo dice che io riporto le notizie false, che io riporto le informazioni false su ciò che succede in Ucraina, mentre lui è quello che condivide la sacra santa verità. Quindi io sono cattivo propagandista di Putin, del regime di Cremlino, perché condivido il falso, lui invece è un guerriero della luce, angelo di Dio, perché condivide la verità ucronazista. E alcuni di voi ridono di questo personaggio, altri lo disprezzano, ma ci sono alcuni che ho notato hanno dei dubbi, e esprimono questi dubbi anche nei propri commenti. Mi hanno oggi un paio di persone chiesto nei commenti: Nicolai, ma cosa dobbiamo fare? A chi dobbiamo credere? A chi dobbiamo credere? A te oppure a questo idraulico, insomma, metalmeccanico o chi sia? Cosa dobbiamo, insomma, seguire? E io, cari amici, vorrei approfondire proprio questa questione rispondendo a questa domanda. Io credo, cari amici, che credere bisogna in Dio, nel potere superiore, nel karma, in altri concetti universali. Questo è legato al discorso di in cosa e in chi credere, al discorso di fede. La nostra fede, fiducia, la dobbiamo porre in queste teorie, correnti filosofiche e così via. Quando si tratta di interpretazione della realtà, cioè di ciò che sta accadendo realmente in qualche situazione, adesso stiamo parlando di una situazione di guerra, una situazione dove ci sono diverse forze, si sono schierate sul territorio del paese che una volta si chiamava Ucraina, adesso io la chiamo paese 404, perché effettivamente non rappresenta più nessuna legittimità, è un paese che ha completamente perso il suo stato geostrategico. In effetti l'Ucraina oggi non è l'Ucraina del 1991, perché ha perso una gran parte dei propri territori, tra l'altro i territori dal punto di vista geostrategico più importante. Diciamo l'Ucraina senza Crimea e niente, è un pezzo di terra dove ci sono parecchie persone, ci sono tante cose utili e interessanti, ma la Crimea rendeva l'Ucraina, diciamo, il luogo geostrategico così importante per tutti, per gli ucraini stessi, per gli occidentali e anche per i russi.
Adesso la Crimea è russa. Dall'altro canto poi l'Ucraina ha perso la propria legittimità, ha calpestato la propria Costituzione. Dopo il colpo di Stato del 2014 al potere sono arrivati chiari nazisti, dichiarati tra l'altro, non c'è niente di strano, non è diciamo abuso del termine nazista, non è che io chiamo la zia Pina nazista quando mi dà fastidio qualcosa che lei fa. Sono persone che appartengono al movimento nazista, sono persone come Andriy Paruby, il capo del Partito Nazionalsocialista Ucraino. Vi ricordo che il Partito Nazionalsocialista è un partito nazista e tra l'altro Andriy Paruby è stato accolto a braccia aperte in Italia da Laura Boldrini, che addirittura ha dichiarato di essere in sintonia con lui davanti ai media italiani e davanti ai media del tutto il mondo, fornendo a questo criminale di guerra, assassino che ha le mani sporche di sangue di centinaia di migliaia di innocenti, perché ammazzano la gente a partire dalla guerra in Transnistria, a partire dal 1992, questa gente ha partecipato a tutte le guerre dove a loro veniva data la possibilità di ammazzare i russi. E questa gente è arrivata al potere in Ucraina, per questo l'Ucraina come paese legittimo ha smesso di esistere. Per questo io dico che quando si sta parlando dell'Ucraina si sta parlando di un paese 404. Quindi da quando io ho cominciato a parlare di questa situazione, da quando noi stiamo affrontando la questione di guerra tra la Russia, tra l'Occidente collettivo che oggi si è mostrato per quello che è, dopo il video di oggi che hanno condiviso gli ucraini, dove i militari ucraini con gli elmetti, con i simboli delle SS, sono sul territorio della Federazione Russa. Cari amici, non so cosa avete ancora bisogno, quale metodo deve essere applicato ancora per convincere la gran parte dell'Occidente che oggi voi occidentali, noi occidentali, perché anche io sono occidentale insieme a voi, noi occidentali stiamo sostenendo il nazismo. Questa è la cosa chiara. Io insieme con voi, contro la mia volontà, sono costretto dal governo incapace, criminale che c'è in Italia e anche dal governo incapace, criminale che c'è in Unione Europea a Bruxelles. Noi siamo costretti di sostenere la gente che con il metti delle SS della Seconda Guerra Mondiale hanno invaso il territorio della Federazione Russa nella regione di Kursk. Questa è la realtà oggettiva, cari amici. La possiamo girare e rigirare come una frittata, ma non cambierà la sua sostanza. Per cui quando voi mi chiedete di chi dobbiamo fidarsi, in che cosa dobbiamo credere, amici, credere potete anche in Buddha, ma quando si tratta di interpretare la realtà bisogna fondare tutto quello che voi state cercando di applicare nelle vostre analisi, bisogna fondare tutto sui fatti reali. E qua dipende da ognuno di voi, dovete decidere se secondo voi i fatti reali li condivide una parte o l'altra, ognuno rispetto alla sua sensibilità, alla sua cultura, alla sua capacità di interpretazione, raccoglie le informazioni a suo modo. E io lo faccio a modo mio, io sono un ex militare, io so benissimo come funzionano conflitti perché ne ho fatto parte, ho partecipato, e io raccolgo l'informazione così come secondo me è giusto e condivido questa informazione con chi mi segue qua su YouTube. Condivido solo una parte, piccola parte, perché qua non mi permettono di condividere ancora i filmati, i link e altre cose. E poi la gran parte delle informazioni le condivido sul mio canale privato Telegram. Comunque, se voi vedete cosa io condivido e su che cosa io
mi baso per cercare l'informazione da suggerire alle persone che mi seguono. Sono le fonti dell'esercito, sono le affermazioni dei militari, i rapporti militari. Io credo che è molto importante partire dalle basi. A me non interessa quello che dice, non so, stesso Zelensky oppure quello che dice qualche blogger russo, ucraino, cinese o italiano. Non me ne frega niente perché io non voglio fare la ridondanza alle opinioni di qualcuno. Io sul mio canale Telegram condivido i fatti affermati e divulgati da rappresentanti soprattutto dell'esercito, esercito russo e anche qualche volta esercito ucraino, quando loro non mentono, quando loro condividono i fatti reali. Ultimamente purtroppo mentono perché siccome stanno perdendo su tutta la linea di scontro, le loro informazioni sono diventati poco entusiasti e per questo motivo la propaganda ucraina sta, diciamo, sta diluendo queste informazioni poco entusiasti con propaganda che dovrebbe essere un po' più entusiastica. Quindi adesso, in questo periodo, la comunicazione che arriva dall'Ucraina è estremamente colma dei messaggi propagandistici che non corrispondono alla realtà. Poi, cari amici, certo, sapete, si può discutere su molte cose. Qualcuno condivide una teoria, qualcuno condivide l'altro. Io, amici, sottolineo, io non sono per la censura. Tutti devono esprimersi, anche un panettiere, un metalmeccanico, un idraulico, un avvocato, anche persone che non c'entrano niente con l'ambiente militare, che non hanno mai prestato servizio militare, non capiscono come funziona questo ambiente e spesso anche condividono le baggianate proprio per questo. Comunque anche loro hanno diritto di esprimersi. Però dal mio punto di vista, io da un ex militare, sapete, per motivi di mia cultura personale, io non entro negli ambienti dei quali io non capisco niente. Io non faccio i video dedicati ai processi penali, al funzionamento delle leggi, alla giurisprudenza, oppure non faccio i video dove vi racconto come si sforna il pane, come bisogna preparare il lievito, non faccio i video dove vi racconto come riparare i tubi nel caso se nella vostra casa c'è una perdita d'acqua, perché non sono né avvocato, né idraulico, né panettiere. Io queste cose non le conosco, non capisco, non comprendo come funzionano certi processi di questi ambienti e non mi azzardo per spingersi là. E credo che è molto ridicolo quando persone che provengono da un ambiente al quale non provengono da un ambiente che non appartiene all'ambiente dal quale proviene l'informazione che loro stanno cercando di divulgare, si attingono da professionisti. In questo caso io non capisco cosa c'entra un idraulico, avvocato, panettiere o metalmeccanico con l'analisi militare. Però se qualcuno vuole seguire le opinioni dell'avvocato, idraulico, panettiere e metalmeccanico riguardo alla guerra in Ucraina, per carità, siamo liberi. Noi su YouTube abbiamo un sacco di gente che passa ore a guardare i video dei gattini, video degli animali che fanno cose scherzose, quindi perché non spendere il proprio tempo anche nel guardare un video di un avvocato che si attinge esperto militare? Per carità, quanto questo possa giovare alla creazione della vostra opinione obiettivo su ciò che realmente succede, questa è già un'altra domanda che a mio avviso ognuno deve decidere per sé. Io comunque la mia informazione su ciò che accade nella realtà operativa la prendo direttamente dalle fonti militari. Quindi
Quindi se voi andate sul mio canale privato Telegram, lì troverete le dichiarazioni dei generali russi, rapporti dei militari russi, i rapporti dei corrispondenti reali di guerra, cioè quelli che fisicamente sono presenti sul territorio e quando mandano un rapporto lo appoggiano con materiale video e fotografico. Troverete le mappe militari, tra l'altro mappe militari russe, ucraine, oppure io qualche volta condivido anche le mappe militari degli analisti militari francesi, statunitensi, perché questi sono per me le fonti attendibili che possono parlare e diffondere l'informazione riguardo a un conflitto bellico. Le opinioni di panettiere, metalmeccanico, avvocato o un idraulico, con tutto rispetto per i loro mestieri, con tutto rispetto per la loro preparazione personale negli ambienti nei quali loro svolgono propri mestieri, a me non interessa. E io con questa gente non voglio neanche competere. Spesso anche mi domandano: Nicolai, ma perché tu non accetti un confronto con blogger, con persone che ti invitano a fare confronto, a parlare, a discutere? Amici, discutere con chi? Con idraulico, avvocato, metalmeccanico, panettiere, su cosa? Io da militare devo, da ex militare, perdonatemi, devo confrontarmi con questa gente qua sulle questioni operative di guerra? Ma cosa devo fare? Le lezioni gratuite, i corsi gratuiti di informazione bellica? Non mi interessa, non voglio perdere tempo. E poi comunque ho già visto molte persone tra quelli che mi contattavano, erano persone che diffondevano informazione faziosa, informazione falsa, ma non solo informazione falsa, cari amici, il problema non è nella falsità, problema nel basso livello di costruzione narrativa. Le cose che loro condividono non reggono la comparazione con la realtà oggettiva. Ciò che loro raccontano in pratica non viene confermato realmente da ciò che succede sul terreno. Io accetto ad esempio collaborazione con persone, con divulgatori che, non essendo professionali militari, capiscono qualcosa della situazione perché si informano al dovere e perché non hanno nessuna arroganza di proclamare se stessi gli unici portatori della verità mentre gli altri sono tutti falsari. Io ad esempio con grande piacere faccio la divulgazione ogni tanto insieme con Stefano Orsi. Perché con Stefano Orsi? Perché ho seguito da tempo Stefano e posso dire che tra tutti i divulgatori che abbiamo in Italia è uno dei pochi che si prepara, si informa, esegue la divulgazione in maniera molto attenta, e se voi guardate i suoi video, la storia dei suoi video, lui in grande linea ha sempre azzeccato dal punto di vista di informazione ciò che succede realmente in guerra in Ucraina. E non solo in Ucraina, anche sul Medio Oriente lui è molto informato. Sul Medio Oriente Stefano è molto più informato di diversi specialisti geopolitici che lo fanno per lavoro che abbiamo in Italia. Può dare filo da torcere a diversi professoroni. Per questo motivo io accetto collaborazione con Stefano, ma con vari personaggi che cercano sfruttare il momento e semplicemente iniziano in maniera totalmente ignorante ripetere a pappagallo la becera propaganda ucronazista, spacciando questo per la divulgazione, per informazione libera, io non voglio avere niente a che fare. Io vicino a loro non mi metto ma neanche a sputare. Questa gente non suscita in me nessun interesse.
E quindi io vi invito anche a voi di ragionare su queste cose prima di scrivermi certi messaggi. Ragionate, cari amici, utilizzate la mente. Noi qua stiamo in una situazione dove la nostra opinione non dipende dalla decisione nostra in che cosa credere, dipende semplicemente da come noi stiamo utilizzando la nostra mente. Se noi la nostra mente la accendiamo e la utilizziamo con criterio, noi siamo capaci di costruire un'opinione obiettiva. Se noi invece siamo talmente cretini da andare sui canali di gente che prima d'ora ha giocato PlayStation, oppure gente che fa appunto avvocato, panettiere, tutto qualsiasi mestiere del mondo, tranne che qualcosa di legato all'ambiente militare, è ovvio che insomma la nostra opinione è già compromessa in partenza. Quindi, carissimi, queste sono le cose che io penso riguardo a vari divulgatori che online parlano male di me o parlano male di altri, quelli che vogliono passare per gli unici detentori della verità, quelli che condividono da parecchio tempo le baggianate che non sono mai state realmente verificate e realizzate sul campo. Questo è il mio pensiero. Inutile che cercate di approfondire, di scavare qualcosa. Voi in quella direzione non scaverete niente, perché tutte quelle persone, tutta quella loro situazione è semplicemente una grande montatura. Questa gente sta sfruttando il momento per incassare i soldi da qua, da YouTube, perché una marea di ignoranti sta andando lì a ascoltare loro, pensando che questi rappresentano qualche autorevolezza, sanno qualcosa più degli altri, hanno la capacità di interpretare in modo speciale gli eventi, quando in realtà non c'è niente del genere. Sono semplicemente dei poveracci che non sono in grado di fare 2 più 2, ripetono a pappagallo la propaganda nazi ucraina o ucranazista, che è stessa cosa, e alla fine fanno loro brutte figure e fanno fare anche brutte figure a quella marea dell'imbecille che le segue. Imbecilli è una parola ancora abbastanza abbastanza buona, diciamo, per questa gente, perché chi non ha compreso di essere preso in giro in tutti questi anni e continua a seguire questa gente, vuol dire che vuole essere preso in giro, vuol dire che sceglie liberamente di ascoltare proprio questo tipo di notizie e quindi accetta di essere allontanata dalla realtà oggettiva e accetta di vivere in un mondo fasullo. Chi accetta di vivere in mondo fasullo finisce come adesso stanno finendo gli ucraini. Gli ucraini stanno finendo in una situazione molto grave. Perché? Perché nel 2014 loro hanno creduto alle false promesse dei falsi profeti. A loro è stato detto: fate una grande rivoluzione, rivolta, abbattete il vostro governo legittimo, sparate contro i vostri poliziotti, contro i vostri militari, e noi in cambio vi faremo entrare in Europa, daremo un sacco di soldi, investiremo nella vostra industria, il vostro paese crescerà, sarete il paese più bello al mondo. E cosa è successo adesso? Ucraina ha perso completamente tutto, un paese devastato dalla guerra, un paese artificialmente mantenuto a galla dagli Stati Uniti d'America, dai soldi americani. L'altro giorno già due importanti agenzie internazionali hanno dichiarato l'Ucraina completamente in default,
l'esercito è stato praticamente decimato, ormai sono capaci di fare solo le operazioni terroristiche, non sono in grado neanche di difendere la linea nel Donbass, la linea è crollata, Zelensky è un presidente illegittimo, la Costituzione non funziona, è stata annullata, diritti umani sono stati completamente cancellati, cittadini vengono catturati come bestie selvagge nel bosco da squadre di commissari di arruolamento forzato, e vi posso continuare questa lista di fallimenti fino a mattina del giorno dopo. Questa è l'Ucraina di oggi, paese 404, e chi cerca di spiegarvi le cose in maniera diversa semplicemente cerca di manipolarvi, non importanza da che ambiente lavorativo proviene, panettiere, idraulico, avvocato oppure metalmeccanico, vi prende in giro. Quindi ragionatevi prima di scrivermi certi messaggi, e soprattutto ragionate prima di seguire i divulgatori. Io vi invito di approfondire le informazioni dalle fonti esatte. Se si parla della guerra, ci sono rapporti di guerra, ministeri della difesa, riparti militari, comandanti dei riparti militari che attraverso canali specifici ogni giorno fanno informazione. Io questa informazione elaboro, traduco, pubblico sul mio canale privato Telegram e in base all'esito di questa informazione faccio i miei video. Tutto qui. E io non dedico i miei video alle tematiche che non conosco, io parlo di ciò che io conosco. E invece a chi proviene dagli ambienti diversi dalla guerra e cerca di parlare di guerra, io invito di tornare a occuparsi di loro ambienti. Forse in questi ambienti sanno qualcosa, ma secondo me se un avvocato metalmeccanico o panettiere o idraulico sta parlando di guerra, io penso che non vale un tubo neanche nel suo ambiente, vuol dire che non capisce niente del suo ambiente, quindi cerca di farsi la strada negli ambienti diversi dal suo ambiente professionale. Però se una persona non vale niente nell'ambiente per quale è stato preparato, io non penso che questa persona riuscirà a risolvere qualcosa, a raggiungere qualche obiettivo negli altri ambienti. Io penso che qua questa persona deve mettersi di fronte allo specchio e domandare a se stesso che cosa ha fatto nella vita, che cosa ha realizzato e che senso ha la sua esistenza. Però sapete, questo è già un discorso legato alla psicologia, qua non c'entra niente la divulgazione, non c'entra niente la guerra. Amici, vi ringrazio per la vostra attenzione, come sempre alla fine dei miei video vi invito di approfondire le notizie che il nostro mainstream non condivide con voi sul mio canale privato Telegram, il link per abbonamento al mio canale si trova nella descrizione di questo video. Se volete sostenermi qua su YouTube, vi invito di iscrivervi al mio canale, commentare i miei video e condividere i miei video con i vostri amici. Vi ringrazio per la vostra attenzione, per le vostre donazioni, per le vostre preziosissime opinioni, per i vostri commenti. Tutto questo è molto importante per me, per il mio lavoro su questa piattaforma online. Vi mando un forte abbraccio fraterno e vi voglio bene.